Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo episodio della serie di WWE 2K19 per quanto riguarda la carriera del nostro giocatore. Nell'ultimo episodio, nell'episodio precedente, ci eravamo lasciati in cui Kurt Angle ci annunciava che noi e Braun Strowman eravamo i primi ad entrare, o meglio a far partire il match a Elimination Chamber, l'Elimination Chamber match per il suo titolo. Adesso noi siamo nel backstage, vediamo adesso cosa ci dicono. Appunto c'è The Miz con un match secondario, vediamo se me lo fa fare. Mi sono appena reso conto che non ci affronteremo all'Elimination Chamber perché te la sei fatta addosso e hai deciso di ritirarti. No, perché i primi due a combattere sarete tu e Braun Strowman. Quando potrò salire sul ring tu sarai già stato eliminato. Ovviamente non sarà facile, ma non ho paura di Braun, non come te che sei scappato a gambe levate dopo il match 3-3 della settimana scorsa. Tu lo chiami scappare, io la chiamo usare il cervello. Ogni tanto dovresti provarci anche tu. A proposito del mio incomparabile encefalo, mi è appena venuto un'idea. Visto che non combatteremo all'Elimination Chamber, che ne dici di farlo stasera? Mi serve un po' di riscaldamento facile per prepararmi al vero match della serata. Ci vediamo sul ring, sempre che tu non decidi di scappare un'altra volta, oppure preferisco aspettare fino a domenica per riempirti di botte. Allora, io credo che... sì, ci possiamo vedere nel ring. Quindi ragazzi, adesso ci sarà appunto il match di contro The Miz. Perfetto, sì. Ci vediamo direttamente al match versus The Miz. I can't wait. Eccoci qua ragazzi. Allora il match sta iniziando. The Miz ha anche Maryse con lui, ovviamente essendo sua moglie se la porta sempre dietro. L'unica cosa è che dobbiamo stare attenti ovviamente se interferirà nel nostro match o prenderà armi, o perché lo può letteralmente anche fare. Una volta finita questa serie, questa serie della carriera, mi concentrerò su un altro gioco che esce a fine gennaio, di cui avete visto già una, non un'anteprima ma un altro capitolo nel mio canale. Tanto Maryse, come vedete, ha preso un'arma. Complimenti. Sono senza contrattacchi e non posso fare niente. Ok, vai. Anche lui però, aspetta. Alza, ehi. Ok, perfetto. Lo facciamo rialzare e gli facciamo una mossa speciale. Intanto così per iniziare. Perfetto. Facciamo la mossa caricata. Intanto Maryse, come vedete, stava togliendo il... No, non te la far fare. Ok, se l'è fatta fare. Allora, vediamo. Perfetto. Siamo usciti, ragazzi. Quindi vi dicevo, inizierà dopo che finirà questa carriera un'altra serie, sempre sul canale. Porterò un altro videogioco molto atteso da me. Si tratta di Resident Evil 2. Oltre sempre a fare sempre delle live ogni tanto spesso, perché mi piacciono, e non so se andrò a mettere il microfono nelle live o meno. Guardate Maryse, l'ha fatto alzare, così ovviamente recupera. E adesso dovrebbe entrare però. Dai, entra. Ehi, no, dai. Ok, fattela fare questa, dai. Ragazzi, mi sa che questa la perdiamo, eh. Ci siamo andati vicino a perderla, dai. Lui ha una mossa finale, non me lo devo dimenticare. E la sta utilizzando pure adesso. Occhio, eh. Troppo presto.
Ragazzi, questa l'abbiamo persa, dai. Vabbè, comunque non è. Non li possiamo vincere tutti, ovviamente. Ok. Ragazzi, ci vediamo direttamente nel backstage, vediamo cosa ci dicono. Se no vi faccio vedere direttamente il match a Elimination Chamber. Il match a Elimination Chamber contro tutti gli altri valevole per il titolo di Braun Strowman. Ok ragazzi, allora siamo a Elimination Chamber. Come vedete siamo i primi due. Non mi aspettavo di che ci sia, che c'erano anche degli obiettivi così. Anche qui il primo obiettivo è quello di colpirlo all'interno del ring. Wow, Bray Wyatt adesso è libero, quindi può entrare nel match. Quindi la cella adesso è intatta di nuovo. Ok, madonna mia. Allora, cosa dobbiamo fare qui? Ovviamente l'obiettivo è quello di tenerci più lontano possibile e far in modo che si picchino tra loro due. Questa potrebbe essere una soluzione. Oppure è allearmi con qualcun altro e fare delle mosse veloci. Per esempio tra i due Bray Wyatt è quello che potrei colpire un po' di più rispetto a Braun Strowman, proprio perché ha... Ok, tanto io me lo devo togliere ovviamente qualcuno dal mezzo, perché ovviamente Bray Wyatt è un po' più leggero, diciamo così, o volendo meno potente di Braun Strowman. Quindi io mi devo tenere al più lontano possibile di Braun Strowman. Ma Braun Strowman mi sta attaccando certe volte. Perfetto, ok. Io se ce la faccio vorrei avere sempre qualche contrattacco libero, visto che l'obiettivo è vincere o con una sottomissione o con uno schienamento. Ok, vai, perfetto. Intanto entrano gli altri, molto buona come cosa. Ma Braun Strowman non gli possiamo fare niente. Dovremmo coalizzarci contro di lui. Ok. E qua c'è The Miz. Adesso The Miz potrei prendermelo io. Siamo tutti fuori. Ed è... non so se è una cosa buona il fatto che siamo tutti fuori o meno. Io rientro. Vediamo adesso chi è che va a... iniziare il match. Io mi prendo The Miz però come bersaglio, perché in teoria è il più leggero, più volendo facile da battere. Anche lascio gli altri che si possano combattere da soli. Bray Wyatt, tu dovresti andare per favore fuori. Ok, io voglio The Miz. Andiamo fuori The Miz, così noi ci facciamo le nostre cose. Tu Bray Wyatt devi andare dentro. Ok. Questo dovremmo fare abbastanza male a The Miz noi. E non così però. Ok, vediamo se adesso va con lo schieramento. Oh, ma vi togliete? Tutti quei siete. Perfetto. The Miz l'abbiamo eliminato. Ce la facciamo una mossa finale a Braun Strowman? Non so come possa andare a finire. L'abbiamo fatta? L'abbiamo fatta. Facciamo uno schieramento. Vediamo se riusciamo a eliminare direttamente Braun Strowman. Cosa impossibile, credo, infatti. Quindi ritorniamo dentro. Recuperiamo un po', perché siamo quelli che siamo messi un po' male rispetto agli altri. Forse Elias mi potrei prendere io. O sta venendo lui da me? Ok, sta venendo direttamente lui. Abbiamo già
il corpo rosso, quindi siamo messi malino. Eliminatevi tra di voi, per me va benissimo. Per me va bene. Bray Wyatt. Vediamo se va lo schienamento. Contami, contami. Uno. Uno. Ancora lo schienamento di uno. Non l'ho vista questa. Questa la devo vedere. Ok. Dai, eliminalo. Perché vieni da me? Che vuoi? Braun Strowman è uno dei più potenti. Cavolo, l'hanno fatto Superman, l'hanno fatto. Sembra troppo facile, ma non lo so. Però Elias ci prova. Il bello è questo, dai. Ok, vediamo lo schienamento, se adesso va. Visto che adesso è rosso, non va lo stesso. Siamo a 88, 91. Ok, qua ho adesso la mossa speciale. Vediamo se riusciamo a fargliela. La vedo male, infatti. L'ha bloccata. No, dai. Elias forse è fuori, eh. Sì, vattene con lui, vattene con lui, vai. Oh, cavolo. No. Uscita a uno, neanche io lo so, non so come. Vai. Siamo usciti dalla mossa. Abbiamo bloccato la mossa, anzi. Elias è fuori. Io vado fuori. Prenditela con lui, per favore. Prenditela con lui, per favore. E io rientro. Tu esci e io rientro. Ah, ok, l'hai voluto fare tu, vabbè. Uguale. Basta che lo elimini. Però vorrei dirti che sei anche un po'... che non ce la fai. Dai, eliminalo, così lo togliamo dal mezzo, dai. Eh sì, ma sei senza stamina. Guarda caso, siamo i primi tre che hanno iniziato il match, eh. Però è bello vederlo, vedere il match da fuori è molto bella come cosa. Non ho nessuna mossa speciale o finale io, eh. Aia, 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 no, io esco. Ha fatto la mossa speciale. Certo, è ovvio che è fuori. Lui ha la mossa finale, però. Ha fatto è questo. Abbiamo vinto! Abbiamo vinto senza fare niente! Una vittoria bellissima. Abbiamo vinto per schienamento, appunto. Quindi noi siamo il nuovo campione. Contro ogni pronostico, nonostante tutti gli ostacoli che Triple H gli ha messo davanti, Buzz è il nuovo campione universale. Qua c'è fuori Triple H che è scontento, ovviamente. Una tra le prestazioni più intense e coraggiose a cui abbia mai avuto il piacere di assistere. Buzz si è meritato davvero il titolo di nuovo mostro tra gli uomini. Non ho fatto niente, ma me lo sono meritato. Non so che battuta abbia fatto uno dei telecronisti. Comunque vi ringrazio per la visione, ragazzi. Ci vediamo al prossimo appuntamento, sempre su questo canale e sempre sulla serie di WWE 2K19.